Buonasera a tutti. Il ringraziamento al maestro Martinelli e ha detto Giancarlo Magalli che siete i più belli, ma io credo che dopo quello che abbiamo ascoltato questa sera sicuramente anche i più bravi. Quindi complimenti a tutti i maestri presenti. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa meravigliosa cornice che trasuda storia e bellezza, che ci riporta indietro nel tempo. È per me motivo di grande orgoglio, in qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri, essere qui questa sera per partecipare con tutti voi all'importante raduno regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e per ricordare il sacrificio di un suo figlio, medaglia d'oro al valor militare Tiziano Della Ratta, caduto in servizio il giorno 27 aprile 2013 a Maddaloni. Il mio saluto personale dell'intera comunità al comandante generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, a Sua Eccellenza il prefetto di Salerno, dottore Salvatore Malfi, al generale di Corpo d'Armata Libero Losardo, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e del generale di Corpo d'Armata Domenico Cagnazzo, presidente dell'Associazione Regionale. A Sua Eccellenza dottor Vitaliano Esposito, già procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Al dottor Pasquale Enrico, questore di Salerno. Alle numerose autorità politiche, ai numerosi colleghi sindaci, alle autorità militari, religiose e civili presenti e alla signora Vittoria, vedova Della Ratta, e al piccolo Alfonso Della Ratta, il mio affettuoso abbraccio. Questo luogo così castico ospita altresì la splendida persona del generale di Corpo d'Armata Carmine Adinolfi, che tra qualche giorno lascerà il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri, a cui va il mio più affettuoso saluto. Il generale, figlio illustre di questa terra, si è distinto per i suoi numerosi incarichi di comandante dei più prestigiosi reparti dell'Arma, attualmente comandante delle scuole di formazione dei Carabinieri presso il Comando Generale dell'Arma a Roma. Il gravoso ruolo dell'educatore non poteva che essere affidato al generale Adinolfi, che viene da tutti riconosciuto come una persona con l'alto senso dello Stato e con i valori morali e intellettuali saldi. Essere educatori in questo tempo confuso e tormentato è un compito che richiede coraggio, quasi un'attitudine paterna a passare attraverso il travaglio che è di un'epoca, di una cultura, oltre che di tante coscienze. Ed è in questo periodo in cui le nuove generazioni vivono un momento di crisi profonda, egli ha saputo imprimere nei giovani i veri valori dell'esistenza, rendendoli prima persone migliori e poi pregevoli militari. Il generale si è fatto portavoce di quell'autorità che sostiene, che indica la strada, che orienta, che aiuta effettivamente a crescere, e quella che sa fare da sponda perché le norme vengono rispettate, senza durezza ma con fermezza. È l'autorità di chi sa chiedere, sa esigere, sa dare un metodo di vita e al tempo stesso sa entusiasmare con una proposta di alto profilo, perché i giovani vanno entusiasmati, vanno incoraggiati, ma soprattutto hanno bisogno di qualcuno che crede in loro. A lui, per l'importante missione svolta a livello sociale e militare, a nome di tutta la comunità di Capaccio Pestum, va il mio più sentito grazie, che si unisce ai saluti che rivolgo a tutte le prestigiose autorità intervenute,
nonché numerosi figli dell'arma e familiari accorsi nella meravigliosa città di Capaccio Pestum, che mi onoro di rappresentare. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Grazie al Sindaco. Grazie. Ringraziamo ancora il nostro padrone di casa,